Torino. Ma non ti dare il re! Ma siete cornuti, te fai così! Io lavorare ai cantieri come faccio io, tu giovo io al lavoro! No, non me vanno! Ma che ti fai? È peggio per loro! Chi è? A Torino! A Torino, al lavoratore, ci danno i denari! E ci fa tanto di cappello pure niente! Le portatelo via! Attenti a quello che fate! Perché mia moglie è figlioccia d'un galoccio e un niccio! Ecco, il niccio di Corleone! Oh, cugino! Però potevi vedere subito la persona che ti mandava. Mi sarei messo a disposizione per quello che ti poteva servire. Vabbè, se sono ancora in tempo, io avrei bisogno di un posto tranquillo, alla Pirello o alla Fiat. Voglio che la mia squadra pedali! Ma che cos'è che facciamo? E darrare il lavativo? Eh? Scattare! Uè, capo squadra, che stavo sotto armi? No, state a posto tu! Io mi chiamo Fiore, te? Com'è che ti chiami, te? Ma dove è, Carmelo? Ma che nome è che? Ecco il giorno della Madonna del Carmelo. Però gli amici mi chiamano Mimì. Ti chiamano Mimì? Allora dovresti chiamarti Lucia. E anzi, ma palla, fa qualche cosa. E che fa menasì? Ma fa vergogna. La fondanetta per riaprire. Ma fa fanculo, Rosalice. Allora, che mi dovete dire? Insomma, tua moglie non si sente felice. E se sente sola, che ci posso fare? Insomma, fatemi capire esattamente che cosa vorrebbe. Un vecchio? No, no. E come no? È già gravida. Morta! Ma ce l'hai! Spengo io il nome, ma tu che ho? Ma la ferita! Ma io lo devo ammazzare subito, che sta fetoso! No, non mi risparmio, non ci sono di mezzo creature innocenti! Ma perché pure sposato, eh? Benissimo! Ma che minchia di tradimento, yeah, mi fai proprio cascare le braccia. Con uno che fa un finanziere, che aveva 5 figli, dentro la cabina di una gru, e che si chiama pure Amilcare. Yada.